Ciao ragazze, come vedete c'è l'albero di Natale e quindi di che cosa parliamo oggi? Assolutamente di Natale e di Nail Art di Natale. Eccoci qui, spero che la vedate bene. Questa è la mia Nail Art di Natale, dove qui ho fatto una French con il rosso che adesso vi farò vedere, e qui ho fatto un cappellino di Natale. Ve lo faccio vedere meglio qui. Ecco, e giustamente mi si è rovinato. Vabbè, comunque, aspettate. Lo vedete? Spero di sì. Allora, se vogliamo fare insieme questo cappellino di Natale, restate con me per questo tutorial. Bacini! Per questo tutorial ci servirà lo smalto, questo qui della Kiko, che purtroppo non riuscite a vedere bene. Aspettate, è un rosso brillantinato della serie Sugar Matte. Ho una pessima risoluzione di luce quest'oggi purtroppo, però ci tenevo a farvi il video. È il 645 della versione Kiko Sugar Matte. Ed è non è proprio un rosso forte come quello della mia felpa, però è un rosso che a me è piaciuto molto per quanto riguarda una nail art di Natale. Quindi lo prendiamo, e per quanto riguarda questa nail art io ve la farò vedere sulla ruota perché mi viene più semplice, però naturalmente voi, col fatto che la fate sulle vostre unghie, i colori metteteli, non so, su una tavoletta, quella per i colori, per gli acrilici se l'avete, oppure sul fondo di un bicchiere di plastica, non so, dove volete appoggiarla. Ad esempio, se ricordate, io il video di Halloween lo feci appoggiando il colore su un post-it. Quindi dove volete appoggiarlo, appoggiatelo, non vi preoccupate. Io qui ho fatto lo sfondo marroncino riflesso argento, ma voi potete fare qualsiasi tipo di sfondo, quindi ecco perché io vi faccio vedere solamente il cappellino. E poi abbiamo il nostro bianco gesso. Adesso, per fare i disegnini, il pennello dalla punta fine, un altro pennello dalla punta fine di riserva, non si sa mai, e un dotter sempre dalla punta fine, io uso il numero 3. Allora, prendiamo il colore rosso e poggiamolo sulla tavola. Prendiamo il pennellino con la punta fine e, prendendo il colore rosso, quello con i brillantini, formiamo qui un triangolino in questo modo. Allora, voi lo so che non lo vedete molto bene, però non vi preoccupate, adesso ve lo ricalco bene bene. Per i colori questi qui con i glitter penso che dovete insistere un pochino, però alla fine ve lo giuro che vengono, perché io comunque l'ho fatto e quindi non ci sono nessun tipo di problemi. Naturalmente credo che per un rosso senza brillantini sia più semplice. Ricordatevi comunque di fare questo movimento così a triangolino e tenere abbastanza la punta del triangolino alta, perché il cappellino di Natale comunque è un pochino, ha una punta
un pochino lunghetta. E poi magari rimane più simpatico da vedere. Potete farlo un pochino più abbondantello, un pochino più fine, insomma, come vi viene meglio. Eccolo qui. Io spero che... aspettate. Vedete, questo è... mannaggia. Vabbè, comunque questo è il cappellino, il nostro triangolino. È tipo un'unghietta, piccola piccola, a forma di triangolino. Io metto un altro po' di colore così almeno magari lo vedete meglio. Perché mi dispiace che non riuscite a vederlo. Aspettate. Forse dovevo... eccolo qui. Adesso lo vedete meglio. Certo, voi lo vedete con un colore diverso, lo vedete tipo marroncino. Però vi giuro che è rossiccio. E adesso prendiamo l'altro pennello dalla punta fine e prendiamo il bianco. E lo mettiamo sempre sul nostro appoggio per i colori. E ne prendiamo un pochino. E dobbiamo andare a fare... oddio, scusate. Dobbiamo andare a fare la strisciolina, quella del cappellino in basso, e il pompon. Quindi ne prendiamo una puntina. Eccola qua. E cominciamo dalla striscetta in basso, andando a picchiettare, non a fare una striscia dritta perché sennò rimane troppo anonimo. Prendete, aspettate che vi faccio vedere. Aspettate. No, sono un idiota. Che cretino. Allora, abbiamo il nostro cappellino qui e andiamo a fare questa parte qui sotto picchiettando, facendo, come si dice, questo movimento come il punteruolo, perché così almeno rimane più soffice, come se dà un senso di morbidezza. Abbiamo fatto la parte sotto e adesso facciamo il pallino qui sopra. Prendiamo un altro po' di bianco. Ecco qui. Ecco qui il nostro cappellino. Adesso ho preso una decisione, ragazze. Siccome che purtroppo viene un pochino male in questo modo, ve lo faccio vedere anche disegnato qui sulle mie unghie. Lo farò su questa qui,
così almeno lo vedete anche con l'effetto giusto che dovrebbe avere sull'unghia. Quindi scusate se questo video dura di più, però insomma è per farvi vedere come viene meglio. Quindi molto velocemente rifarò il passaggio di prima. Prendendo il rosso, eccolo qui, e andando a disegnare il cappellino esattamente qua sull'unghia, a basso. Eccola qui, avete visto l'inizio, purtroppo ho avuto un problemino con la registrazione. Questo è il nostro cappellino disegnato sull'unghia. Io con questi cappellini vi saluto, vi do gli auguri di Buon Natale, ci vediamo per prima di Capodanno. E che dovevo dirvi? Altre due cose. Ricordatevi che è in corso il Nidawi Models su Facebook e su Instagram. Per adesso ancora nessuno si è fatto avanti, anzi nessuna ragazza si è fatta avanti di Roma. Però io vi aspetto numerose. Qualsiasi cosa, andate sulla pagina di Facebook, vi metto il link qui sotto per vedere anche questo concorso. E poi la seconda cosa qual è? Vediamo. Beh, gli auguri ve l'ho fatti. Vi rimando alla prossima Nail Art, che sicuramente sarà per il vostro bellissimo Capodanno. E fatemi sapere qual è stata la vostra Nail Art per quanto riguarda la sera di Natale. Se avete seguito, che ne so, il mio consiglio con questo cappellino di Natale, oppure se vi siete sbizzarrite in qualsiasi altro modo, mettendo un commentino qua sotto oppure lasciandomi un messaggio privato sulla pagina di Facebook. Mi raccomando, spolliciate in su. Bacetti a tutti. Ciao ciao.